Mercoledì 23 dicembre sarà l'ultimo giorno prima di entrare in zona rossa, secondo quanto stabilito dall'ultimo DPCM del governo. L'attenzione del comune di Padova è tutta rivolta al contenimento degli assembramenti che potrebbero verificarsi per colpa di chi vuole recarsi in centro storico per gli ultimi acquisti natalizi. Trattandosi di un giorno lavorativo, non riteniamo applicabili le misure di blocco delle auto che erano pensate in maniera specifica per il fine settimana. Ecco perché, avvalendoci dell'ordinanza regionale che non consente lo spostamento tra comuni diversi dopo le 14, attueremo una corposa strategia di controlli. Queste le indicazioni date dal sindaco Sergio Giordani. In tutte le principali arterie di accesso della città saranno dunque predisposti imponenti controlli e posti di blocco per verificare il rispetto delle norme ed evitare flussi non consentiti da altri comuni diversi da Padova. Nelle prossime ore si terrà un tavolo tecnico per definire le misure nel dettaglio. Dobbiamo continuare a proteggere la città e tutelare la nostra salute, e questo anche per non vanificare in partenza i sacrifici che attueremo dal giorno dopo e che ci accompagneranno fino al 6 gennaio su decisione del governo. Faccio appello alla responsabilità di tutti, che sono certo ci sarà, conclude Giordani.